Gino Colizzi, scrittore, regista, adattatore, traduttore e direttore di doppiaggio, oltre che attore. Con te, Pino, oggi vorrei parlare di una figura importante del cinema italiano, Lidia Simoneschi, che ha doppiato tutte le maggiori attrici straniere e anche italiane. Quindi vorrei da te un ricordo di questa voce così splendida che ci ha regalato emozioni a non finire. La prima cosa è che Lidia Simoneschi è stata una grandissima doppiatrice, quindi una grandissima interprete. E questo ti fa capire che tutti gli altri titoli che hai dato a me sono troppi per fare bene una cosa. Generalmente bisogna fare una cosa sola. Però il correttivo me lo faccio solo dicendo che, come probabilmente sai, quando io ho cominciato a fare il doppiatore, ho smesso di fare l'attore. Quando ho cominciato a fare il direttore di doppiaggio, ho smesso di fare il doppiatore. Cioè, ho cercato di fare una cosa sola. Adesso che la cosa che mi appaga di più è la lettura dei nostri sommi, faccio solo quello. Non faccio più il doppiatore, non faccio più l'attore, non faccio più il direttore di doppiaggio. E mi faccio le mie traduzioni, alle quali dedico tutto quello che ho imparato facendo il doppiaggio, che è stata una grandissima scuola, prima di tutto perché ho avuto dei grandi maestri, tutti, li ho conosciuti tutti, dai più importanti ai meno importanti, dai più bravi ai meno bravi, e da ognuno ho imparato tante cose. Anche le cose che non si devono fare. Io ho cominciato a lavorare, il primo direttore con il quale ho lavorato di doppiaggio è stato Maldesi, perché il primo film che io ho doppiato fu L'avventura di Antonioni. E poi ho conosciuto persone adorabili che dicevano che erano antipatiche come Panicali, che con me era adorabile. Ho conosciuto Cigoli, ho conosciuto i compagni grandi, nei periodi in cui c'era ancora questa, come posso dire, questa competizione, quale si creavano due persone, cioè prima Cigoli o Panicali, poi Locchi o Rinaldi, poi Simoneschi o Lidia Simoneschi o come si chiamava la grandissima Calavetta? La Calavetta anche, ma Tino Lattanzi. La Lattanzi, Simoneschi, Lattanzi. E ci sono arrivato anch'io nel mio piccolo quando si diceva Barbetti o Colizzi. Purtroppo Cesarino non c'è più. E ho conosciuto persone dolci come poteva essere Gualtiero De Angelis, burbere benefiche come poteva essere Salvini, persone straordinariamente umane, straordinariamente morbide, dolci, eccellenti, piene di talento, che forse non molto fortunati, nonostante il gran successo che ha avuto nel mestiere del doppiaggio, come Lidia Simoneschi. Io ho conosciuto Lidia Simoneschi nel 1968, me lo ricordo perché il 1968 ce lo ricordiamo in parecchi,
E io in particolare, perché è l'anno in cui è nata, oddio, adesso dico l'età di mia figlia, ma non si formalizza, è nata mia figlia. Ed è l'anno in cui io accettai, oggi è difficile capire questo concetto, le cooperative di doppiaggio erano una specie di squadra di calcio, e si accaparravano certi giocatori che giocavano bene, ma certe squadre li prendevano dall'altra squadra non per rafforzare la propria, ma per indebolire quell'altra. E io ero uno dei punti forti di una società che si chiamava CILD, nella quale avevo preso il posto di Paolo Ferrari. No, non è possibile. Renato Nel Vizio. Momento in cui penso a un nome, questo viene dalla barba bianca. Attenta anche a te. Rugantino. Nino Manfredi faceva il doppiaggio. A un certo punto passò dal doppiaggio al cinematografo e di successino in successino arrivò al successone che doveva rivelarlo. Andato via Nino Manfredi da una società che si chiamava CID, e io ero un ragazzo, cominciai a fare i provini, avevo una voce abbastanza utile, perché nel nostro mestiere la bravura conta, ma l'utilità conta di più. Certamente uno che ha una voce chioccia può doppiare pochissimi personaggi, quelli che hanno bisogno di una voce chioccia. Uno che ha una voce generica, bellina, ne doppia parecchi. E siccome questo è un mestiere fatto anche di quantità, io fui molto utile a quella società. Infatti, ecco, io cominciai appunto con Maldesi, che faceva parte della CID, e immediatamente, avendo doppiato il protagonista giovane del film di Antonioni, quindi allora se ne parlava, era un fatto quando doppiavi Biagioni, doppiò Gwendalina, per esempio, e se ne parlava in accademia, questo ha doppiato Gwendalina, il protagonista del... Oggi si usa e si butta, e molti vengono buttati e poi sono tanti, e come è giusto, le cose sono cambiate, altrimenti sarebbe una tale monotonia. Quindi la CDC per ben due volte mi chiese di entrare nella società. A me piaceva moltissimo entrare in quella società, era dove c'erano le voci che avevo sentito da bambino nelle arene d'estate, quando non avevi nemmeno i soldi per entrare nel cinematografo, ti mettevi fuori e sentivi il doppiaggio, e da quelle voci che sentivi fuori capivi quali attori erano, ma qualche volta li confondevi, perché non era Cary Grant ma era Stuart Granger, però tu sentivi la stessa voce. E sognavi non di fare il doppiatore, non ho mai pensato di fare il doppiatore, ma ho pensato di fare l'attore, mi piaceva, ci piaceva il cinematografo, ne vedevamo poco, ma durava, non parlo di qualità, non parlo di gusto, parlo di valore, parlo di quanto entravano le cose artistiche o artigianali anche che ci venivano da fuori. Voglio dire che io oggi
posso cantare un motivetto che è papaveri e papere e significa qualcosa. Certamente non c'è nessuno che ricorderà, eccetto gli appassionati, tecnici, eccetera, qualche motivetto degli ultimi festival. Così come alcuni film che posso dire Io ti salverò, che io da ragazzo credevo fosse 10 ti salverò e non capivo che cosa volesse dire. La scala del paradiso, Via col vento. E sono cose che noi ci ricordiamo nelle migliaia di film che si producono adesso. Ce ne ricordiamo pochi, li confondiamo uno con l'altro. Il grading è sempre intercambiabile. Si potrebbe fare un montaggio di 20 film e stranamente gli attori recitano tutti con la stessa sintassi, tutti con la stessa disinvoltura. Io non faccio una critica alla recitazione, forse non ne sono neanche all'altezza, ma soprattutto non ne ho voglia. Faccio una critica alla mancanza di emozione. Ricordo quando si cominciava a prendere in giro gli attori vecchi che dicevano che cantassero, che si sente che recita. Fai conto. Gli inglesi, per dire che un attore è bravo, dicono un attore shakespeariano. I francesi dicono c'est de la comédie française, c'est de la comédie. Gli italiani, per dire che non è bravo, dicono è teatrale, che vuol dire che certe maniere, alla Ricci per esempio, o alla Gassman, che è stato questo straordinario attore, questa persona così essenziale, intelligente, che è morto di essenzialità, importante in un altro modo da Mastroianni, altro enorme, una star straordinaria, come la Lollobrigida, come la Loren. Oggi sì, qualcuno c'è, ma molti, non lo so, non capisci se è un film o una pubblicità, non lo capisci, anche perché molto spesso nelle pubblicità sono più bravi, perché nelle pubblicità non ostentano la loro bravura, la affrontano con un po' di sufficienza. Nel film, invece, ostentano la loro bravura. Allora, invece di commuoversi guardando un personaggio, tu dici, ah però, com'è bravo quell'attore. Finito. Non ci credi più. Così come non credi più al doppiaggio quando è fatto da voci famose, per cui non capisci più se stai sentendo, se nel cervello ti arriva l'immagine di quella voce, oppure negli occhi ti arriva la voce di quell'immagine, per cui un pochino di confusione. Nel 1968 io quindi accettai, prendendo certe precauzioni per non essere messo in panchina dalla CDC, accettai di entrare nella CDC. Lasciai con tutti i riguardi, con molta correttezza, la società che mi aveva dato bene, che mi aveva fatto offrire la CDC, che a me piaceva. La CDC era quella dove c'era la Di Meo,
dove c'era la Simoneschi, dove c'era Panicali, dove c'era Cigoli, e dove c'era Romano, e dove c'era la Lattanzi, e dove c'era Peppino Rinaldi, dove c'era Locchi, dove c'era Barbetti, dove c'era Turci, non ancora Ferruccio Amendola, il quale era ancora un brutiante quando entrai io in quella società. Quindi quando mi assicurai, ero sicuro e mi ero impegnato in questo, che non mi avrebbero messo in panchina, io ho accettato di entrare alla CDC. Pino, vorrei che focalizzassi il ricordo sulla Simoneschi. Allora, io lavoravo e dovevo molto a questa società CID, specializzata soprattutto nel doppiaggio dei film italiani. Ecco cosa è che mi attraeva. Mi attraeva la lavorazione sui film americani. E la CID film americani non ne faceva, faceva film italiani. E c'erano dei registi bravi, radiofonici anche, come Sanguigni, come Giorgio Capitani, come Masserano Taricco, registi che facevano la televisione. Era una società abbastanza nobile, però di film americani non se ne parlava. Quindi io ero attratto da queste voci, Gary Cooper, Cigoli, Panicali, quindi sapevo che li avrei trovati. Quando entrai alla CDC, dopo diverse trattative, l'unico che non trovai era Cigoli, che non c'era più, perché era andato in un'altra società. Però era sempre quella la società. Era il 68, era nata mia figlia, l'emozione era grande e io persi completamente la voce. Persi la voce e proprio nel momento in cui avrei dovuto cominciare a dare il fritto, come si diceva, e niente, doveva essere un fatto nervoso, perché anche adesso che ho superato i 18 anni la voce mi è rimasta, e di emozioni ne ho passate diverse, e invece quella fu una cosa emozionante. Sarà stato il periodo, sarà stato il momento 1968, sarà stata l'emozione della nascita del secondo figlio. Avevo già un figlio maschio e quindi mi era nata questa figlia femmina. Avevo tantissimi problemi morali, arrivai senza voce. Che cosa potevo fare in una società di doppiaggio nella quale ero appena entrato senza voce? E quella fu l'occasione in cui conobbi Lidia Simoneschi, la quale aveva sentito parlare di me, perché prima di farmi tutte queste proposte si erano riuniti, avevano parlato, avevano sentito dei film che avevo doppiato. Non era una cosa semplice allora, e Lidia Simoneschi vide questo giovanotto che a quel punto aveva dei seri problemi, perché non ero rimasto senza voce per 3 giorni, erano passati 15 giorni e la voce non mi veniva. Quindi avevo una voce di questo tipo qui. E Lidia Simoneschi mi disse: senti, tu te la senti di doppiare con questa voce un negro facendone un personaggio? E io dissi: signora, io ci posso provare, io ti voglio aiutare, io credo che tu possa fare questa cosa con questa voce, anzi, io credo che mi sarà molto utile questa tua voce in questo modo. E guarda, cominciamo a fare questo lavoro, e lei mi dette molto coraggio e mi disse: guarda, va bene, va benissimo, finché il coraggio che mi desse mi fece saltare dall'altra parte, la voce mi tornò, ma il film bisognava finirlo, per cui questa voce che mi era tornata dovetti ritrasformarla così, per e poi
per farla dimenticare, per riuscire, ma la cosa poi andò benissimo. Il periodo fu duro, perché il mio ingresso era... Il lavoro è quello che è, oggi si doppia tanto con le telenovelas, eccetera, ma allora era poco, per cui era poco, era il giusto per i pochi che eravamo, se non che se una torta si divide in 5, quando è divisa in 6 fa degli spicchi più piccoli, e qualcuno si vide levare qualche spicchietto, e lì per lì non reagì bene, e poi invece le cose si misero molto bene. Io con la signora Simoneschi, allora non era come adesso, non si davano pacche sulle spalle ai compagni più importanti, la signora Simoneschi mi emozionava sempre, perché è chiaro che la mia fantasia mi portava a sentire Ingrid Bergman, mi portava a sentire altri film. Quando mi diceva: senta Colizzi, mi sembra che se lei dice meglio questa battuta, il suo compagno... Io stavo a sentire questa musica che aveva. Un grandissimo talento, una persona straordinaria, e si capiva. Io poi ricordo di aver conosciuto anche suo marito, anche lui era una persona molto elegante, e non so molto, so che a un certo, perché poi anche nell'interno ci si disperde, morale, diciamo che io diventai nella società più importante dei film che doppiava la signora Simoneschi, con la quale avrei voluto doppiare di più, ma lì c'erano dei direttori come Panicali, come poi Maldesi, che entrò alla CDC, come altri che tra il consiglio, insomma, il lavoro della signora Simoneschi non era quello primo della società, che svolgevano altri, e io facevo di tutto, no, ma facevo artisticamente di tutto per fare il lavoro migliore. Infatti ci fu un periodo in cui io doppiai le cose più belle, poi cominciai a potermi permettere, allora c'erano addirittura le prenotazioni, per cui eri prenotato, allora erano i clienti che supplicavano il direttore amministrativo per avere un attore, non erano gli attori che supplicavano i clienti, ma le cose cambiano normalmente. Allora io riuscii a potermi permettere di fare 6 mesi di teatro e 6 mesi di doppiaggio, con grandissima fortuna. Quando tornai, io ebbi anche fortuna politica nella società, entrai. Perché? Perché quando uno è bravo lo votano anche nel consiglio d'amministrazione, quindi entrai nel consiglio d'amministrazione. Naturalmente non avevo non la voce in capitolo, l'avevo la voce in capitolo, ma non avevo né la prepotenza né la voglia di potere, né purtroppo la memoria di dire: ma la signora Simoneschi perché non lavora di più, perché non fa questo, perché non... Onestamente non lo dissi, e sentii parlare di lei quando non stava molto bene e quando alla fine, credo, si ricoverò in una casa di riposo.
Sì. Ebbi un grande dolore, soprattutto perché una delle persone più buone che era nel consiglio d'amministrazione, ma a volte qualcuno è troppo buono, quando si parlò di comprarle un televisore, perché a questo punto eravamo, era, e disse, vabbè, ma bianco e nero va bene lo stesso, è inutile spendere dei soldi per un televisore a colori. E se fosse stata una persona cattiva, se avesse detto questa cosa con malevolezza, forse mi sarei ribellato, non lo so. Mi dispiacque e dissi, ma che strano. In effetti non era detta con cattiveria, era né con malevolenza, era una frase detta con superficialità. Allora permettimi di ricordare la Simoneschi attraverso le altre voci femminili che tu hai incontrato prima in CID e poi in CDC, paragonabili tra virgolette, ora direi ho letto una tua poesia dove parli di similitudine, quindi voci simili a quelle della Simoneschi, per vedere se poi se c'è stata una erede di Lidia nell'ambito del doppiaggio. Sono tantissime attrici che forse erano state importanti in teatro e che poi si erano rivolte al doppiaggio. Gemma Criarotti, per esempio, non se la ricordano in molti, e molti ricorderanno Benita Martini, Luisella Visconti, che è stata una bravissima prima attrice giovane, ancora oggi è ancora una bella donna, è la zia, ormai diciamo, prima dicevamo il nipote di, adesso diciamo la zia di un attore importante che si chiama Fabrizio Gifuni, e sto parlando di Noemi Gifuni. Valeria Valeri era, e poi mi sembra la Franchetti, per esempio, la Franchetti che ho rivisto la figlia a Formello, che ha superato i 100 anni, credo. Carina Franchetti? Sì, la Franchetti. Ed era una voce paragonabile, tra virgolette, a quella della Simoneschi? No. Ah, stai ricordando? No, io non sto parlando di voci paragonabili a... voci paragonabili a quelle della Simoneschi, dopo posso dire un'attrice brava, doppiatrice brava, Germana Dominici somigliava molto a Lidia Simoneschi. Nessuna delle attrici che poi hanno fatto le parti che faceva la Simoneschi somigliava alla voce della Simoneschi. La voce della Simoneschi era uno strumento, parliamo di violini e diciamo sì, si somigliano, ma un musicista lo sente uno Stradivari. E, per esempio, Rita Savagnone, bellissima voce, straordinaria, niente a che vedere con la Simoneschi. Maria Pia Di Meo, altro talento eccezionale, sto parlando di persone straordinarie, certamente bravissima Fiorella Betti, ma nessuna, una ragazza che era cresciuta da bambina nella CDC, che era Vittoria Febbi, un po' simoneschiggiava, ma
bravissima, straordinaria, credo che sia anche una brava direttrice, però quel fascino può averlo per quelli che non hanno sentito il primo, per quelli che non hanno sentito l'originale. E forse perché io l'ho sentito in un momento in cui ero giovanissimo, ero ragazzo, ero sensibile a questo tipo di fascino, forse oggi fossi ragazzo, forse mi emozionerebbe anche la Phoebe. Non posso dire di no, spero di averne l'occasione, nel senso che posso ritornare ragazzo.